Ben trovati amici di Roma Ora qui da Piazza della Pilotta. Ciao Andrea, andiamo subito per questo vicolo, andiamo a vedere dove ci porta. Guardate che vicolo curioso, vicolo del Monticello. Che bello con questo campanile e il campanile seicentesco di... Sembra di stare in Messico. Santa Maria dell'Umiltà. Molto bello. E guardate quanto è stretto questo vicolo. Pensate che ci passano anche le macchine da qui, eh? Allora, forse qualcuno si ricorda che abbiamo già provato questa esperienza, ma questa volta andiamo ancora più veloci. Adesso ve lo rimostriamo in orizzontale con il nostro stabilizzatore e possiamo andare anche un po' più veloci. Allora, Largo Pietro di Brazza, Marco, solita faccia da informazioni. Mi hanno chiesto se il vicolo era aperto. Spettacolo. Via della Dataria, lì su si vede il Quirinale e quindi adesso giriamo qui dove c'è questa bellissima Madonnella per via di San Vincenzo. Attenzione, via di San Vincenzo. Vi ricorda qualcosa? Vi dice qualcosa? Direi proprio di sì. Ormai siete degli esperti. Se riuscite a ripescare il vecchio video all'incirca potete di... fare il confronto su chi è arrivato prima. Esatto, all'incirca di un anno fa. Tanto fate il confronto su chi è arrivato prima, ma poi anche date la quantità di gente che c'è. C'era un po' di differenza di gente. Eh sì. Via di San Vincenzo, perché qui sulla destra chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. E la nostra amata, meravigliosa regina di tutte le fontane, Fontana di Trevi, qui a Piazza di Trevi. Che spettacolo! Bellissima. Sì, è cambiata molto la quantità di persone. Puoi salire me che faccio vedere un po' di persone. Guardate quante persone. Tante persone. Cari amici, come da tradizione, lanciamo la monetina per voi ed esprimiamo il desiderio per tutti voi di Roma Ora. In mezzo a tanti altri desideri. Cari amici, questa come sempre è Roma Ora. Roma mentre accade. Guardate la difficoltà di Andrea che è stato chiamato per fare una foto. Giustamente non è facilissimo trovare. Ce l'ha fatta il nostro Andrea? Ce l'ha fatta.